No. Arrivederci. Ciao a tutti, oggi ciao. Siamo al sentiero 506. Il 506 avevamo un conto in sospeso perché non l'avevamo completato tutto per motivi tecnici. Oggi cercheremo di fare il giro completo. Ho in compagnia la signora Minussi, che è una atleta triathlon medagliata, quindi già mi prende l'ansia, mi darà filo da torcere. Adesso iniziamo il percorso, via si parte, ciao! Ciao ciao! Allora, questo è il punto in cui siamo arrivati l'altra volta con mia moglie e da lì siamo dovuti ritornare indietro perché e il cane non ce la faceva troppo freddo e quindi non volevamo assolutamente rischiare. Per rimanere in sicurezza abbiamo fatto retromarcia, è andato tutto benissimo, perciò da qua inizia il percorso, il 506, cioè la parte che non abbiamo terminato. Si parte e si fa tutto il giro, via. Allora, sole contro, che dà fastidio tantissimo, però come promesso siamo arrivati all'agriturismo Gacemar. Fino adesso il percorso è stato meraviglioso, tira su e mette a prova gambe e fiato, però ne vale veramente la pena. Adesso dovremo fare il giro della montagna qua e poi rientrare giù a Campo Rosso. Però per il momento abbiamo piantato una bella bandiera. Peccato che l'agriturismo sia chiuso, se no ci stava un bicchiere di vino, un panino con la salsiccia, ma penso che ce lo regaleremo giù a valle. Percorso 506 in rientro. Alla fine abbiamo pagato il conto e siamo riusciti a fare il giro ad anello questa volta. Allora, il percorso è molto bello e è difficile solo per la sua lunghezza, nel senso che comunque abbiamo percorso 14 km e con le ciaspole ovviamente la cosa si complica, però è ben segnalato, è ben tracciato, ci sono due punti con una certa salita, però non sono salite difficili, ma sono salite un po' lunghe, con un po' di calma le fai. Io lo consiglio assolutamente perché è molto bello e offre degli scenari incantevoli. E non è, è un po', diciamo, alla portata dell'escursionista esperto con un certo grado di preparazione atletica. Approfitto per ringraziare tutti quanti, quelli che si sono iscritti, quelli che hanno condiviso i video. Noi cerchiamo comunque di fare dei video informativi dove chi vuole può prendere spunto per poi farlo a sua volta. E siamo un po' pasticcioni, io mi esprimo malissimo, ma prometto che migliorerò nel tempo, anche se non è facile. Comunque veramente grazie a tutti, cercheremo di pubblicarne altri e che siano
utili per il gruppo e soprattutto per chi ha voglia di affrontarli